riso al forno e la parmigiana. Adesso vado ad elencarvi gli ingredienti che ci servono. Ci servirà del riso, dei risotti, della polpa di pomodoro, del parmigiano, una provola, del pane grattugiato, del basilico, due spicchi d'aglio, dell'origano, dell'olio e naturalmente del sale. Andiamo con la preparazione. In un tegame versiamo un giro d'olio e due spicchi d'aglio. Mettiamo sul fuoco e lasciamo imbiondire l'aglio. Una volta che l'aglio si è imbiondito, lo togliamo e versiamo la salsa di pomodoro. Versiamo un po' di sale. Delle foglie di basilico. E lasciamo cucinare per 15 minuti. Portiamo dell'acqua a bollore dove verseremo e lesseremo il riso. Intanto che si cucina il sugo e mettiamo a ebollizione l'acqua per il riso, tagliamo a fette la nostra scamorza. Fettine molto su. Devo dirvi anche che potete usare, oltre alla scamorza, anche la mozzarella, però dovete farla scolare bene. Naturalmente la scamorza, non essendo acquosa, dà un risultato migliore. Una volta che l'acqua è in ebollizione, buttiamo il sale e il riso e lasciamo cucinare. Lo scoliamo al dente. Ecco, il nostro riso è pronto. Adesso versiamo la salsa di pomodoro. Ne lasciamo un po' da parte, così può restare. Lo mescoliamo per bene. Il parmigiano, ne lasciamo sempre un po' per dopo e mescoliamo. Una volta che abbiamo messo metà del riso dentro il nostro stampo, aggiungiamo la provola. Poi versiamo l'altro riso a coprire il tutto. Una volta che avete ricoperto tutto, livellate bene. Aggiungete il pomodoro che abbiamo lasciato. Che fogliolina di basilico. E del parmigiano. Adesso mettiamo in forno il nostro riso per 40 minuti a 180 gradi. Il nostro riso al forno alla parmigiana è pronto. Se vi è piaciuto questo video, mi lasciate un like o un commento e mi raccomando iscrivetevi al mio canale. Ciao, alla prossima ricetta!